Le priorità sono superare gli intrecci politico-affaristici, sono quelle di eliminare i conflitti di interesse dei politici, sono quelle di ridurre la spesa pubblica, sono quelle di restituire dignità a un popolo, giovane e meno giovane, pensionati con la minima, arrivare fino a 780 euro al mese per tutti costoro, disoccupati, inoccupati e pensionati. Come prima cosa cosa farebbe? Il reddito di cittadinanza regionale attraverso risorse prese dall'innalzamento dei canoni concessori per l'idroelettrico e dalle acque minerali, attraverso una revisione modesta peraltro della spesa e del bilancio. Ecco, noi in questo modo riusciamo ad aiutare quei 125.000 umbri che in questo momento sono sotto la soglia di povertà. Si annuncia un elevato astensionismo, secondo lei perché? Perché la politica, la vecchia politica, è lontana dagli interessi della gente.